Una buona serata, ben ritrovati a quello che, ve lo dico già da adesso, è l'ultimo numero di Proteramo per questa stagione. Perché? Perché qualche minuto fa si è concluso il match del Ceravolo tra i biancorossi di Cetteo Di Mascio e il Catanzaro di Gaetano Auteri. È finito senza gol, 0-0, e dunque per la migliore posizione in classifica della formazione calabrese, ecco che è proprio la squadra giallorossa a qualificarsi per la fase successiva. Oggi giornata di playoff e playout, poi nella seconda parte faremo anche il punto della situazione di quanto è accaduto con i risultati, con le altre sfide. Una si giocherà domani, che è quella tra Ternana ed Avellino. Lo faremo nel corso di questa ora, dell'ultima ora, insieme, come detto, per questa stagione di Proteramo. Abbiamo seguito la partita insieme, io e Francesco Di Francesco, che ritrovo. Ciao Francesco. Buonasera, salve, ciao. Tra un po' parleremo della gara. Intanto, tra pochissimo, in diretta Zoom, avremo anche, insieme agli altri colleghi di Carta Stampata e altre televisioni, le prime dichiarazioni di Cetteo Di Mascio, e dunque restate con noi perché poi avremo anche altri ospiti per commentare invece come è andata la partita. È finita dunque 0-0. Possiamo vedere, Francesco, qualche highlights del primo tempo che abbiamo selezionato. Innanzitutto ti chiedo che tipo di partita hai visto, partendo da uno schieramento che è quello del 3-5-2, che ha un po' sorpreso tutti, con Cristini, Piacentini e Soprano in difesa, con Mungo metodista, con le due punte Bombaggi e Magnaghi. 3-4-3 invece classico per il Catanzaro di Auteri. Facciamo così, prima di sentire cosa ne pensi, vediamo un po' le immagini relative alla prima frazione, poi nel corso della trasmissione vi faremo vedere l'intera partita, ma davvero la gara è finita da poco. Al sesto minuto, lasciamo Maurizio, al sesto minuto c'è questa incursione sulla destra del Catanzaro con Celiento, e Soprano che sventa la minaccia, un cross arretrato è sempre molto pericoloso, il Soprano che tenta di liberare, quasi rischia l'autorete. Qui ha rischiato tantissimo Cristini al decimo, perché il retropassaggio di Piazza se ne accorge, contatto tra i due, per l'arbitro non c'è fallo, l'arbitro, lo ricordiamo, era De Santis di Lecce. Cristini e Di Piazza vanno anche faccia a faccia, ma insomma non c'è niente. Nel proseguo dell'azione c'è stato quel tiro di Ilari, quasi un po' perso dalle telecamere, però questo è il contatto, come detto non c'è stato nessuna, nemmeno il calcio di punizione. Siamo al quarto d'ora, questo lancio dalle retrovie, esce Valentini che però perde il pallone, che rimane lì, la porta sarebbe vuota, Canute tira, il rimpallo su un difensore del Teramo. Poi Casoli va di testa, secondo l'arbitro tocca, quindi è rimessa dal fondo per il Teramo. Ha protestato un po' il Catanzaro perché invece voleva il calcio d'angolo, però insomma non è stata l'unica uscita un po' avventata di Valentini, ma ne parleremo strada facendo. Il salvataggio è di Soprano, come vedete, con la schiena. 23esimo, sempre Catanzaro che, bisogna dirlo, ha giocato meglio nel primo tempo, triangolo largo tra Canute e adesso non ricordo il giocatore che va al tiro, dovrebbe essere Casoli, e la risposta di Valentini. Ancora Catanzaro al 41esimo, cross di Contessa, girata di Di Piazza, pallone che termina fuori davvero di pochissimo. Ma il Teramo nella ripresa giocherà meglio e poi magari lo vedremo negli highlights. Però le avvisaglie sono al 44esimo, questo calcio di punizione fantastico di Bombaggi, il solito Bombaggi, super risposta di Bleve che sventa la minaccia. Poi c'è il tap-in di Magnaghi che però era già stato segnalato in posizione di offside, e dunque è
di fatto un tap-in che non esiste perché l'azione era stata già fermata prima. Io vi ricordo che potete interagire con noi, tanto lo sapete il numero 3226237060. Tra poco, e per questo ringrazio Marco De Antonis che vedo in collegamento Zoom, però non lo facciamo intervenire, perché tra poco avremo anche il mister Cetteo Di Mascio in diretta con noi e anche con tutti gli altri colleghi a disposizione per alcune domande. Intanto possiamo ascoltare Gaetano Auteri, tecnico del Catanzaro, possiamo ascoltare le sue dichiarazioni. Io non so se ci ascolta. Buonasera mister, ci ascolta? Sì, allora, buonasera e benvenuto a Proteramo. Allora, la prima domanda che le faccio è, insomma, contento, soddisfatto di questa qualificazione al secondo turno? È stata una partita un po' come l'aveva descritta lei, ci proveremo comunque a prescindere, al di là del fatto che a noi bastino due risultati su tre, è stato di parola. Ma noi abbiamo fatto un ottimo primo tempo contro innanzitutto una buona squadra, lo sapevo, giocatori di valore, giocatori che tiene bene il campo, nel primo tempo giocando su ritmi alti per essere il periodo, insomma, tre mesi di inattività, tre mesi a qualcosa si pagano, ma noi abbiamo lavorato bene, abbiamo fatto un ottimo primo tempo. In questo ottimo primo tempo abbiamo avuto il torto di non concretizzare alcune situazioni favorevoli. Poi queste sono poi partite che, essendo poi le prime, si giocano anche sul piano emotivo, no? Chiaramente il Teramo non aveva altri risultati, quindi ha squilibrato la contesa, cominciando a mettere una serie di attaccanti davanti, anche allungandosi in campo e quindi magari dandoci qualche possibilità di ripartire. Noi non siamo stati bravissimi all'inizio del secondo tempo perché abbiamo un po' allentato la morsa, abbiamo perso alcuni equilibri, abbiamo perso un po' di ordine difensivo a partire dai tre attaccanti che hanno creato qualche equivoco perché rimanevano a metà strada nell'avvio del gioco del Teramo senza decidere con perentorietà se andare o venire dietro, e lì abbiamo perso un po' di campo, però poi ci siamo riequilibrati, abbiamo continuato con lo stesso atteggiamento. Complessivamente è una qualificazione, voglio dire, meritata, però contro una squadra, io lo sapevo, una squadra forte, una squadra che c'ha qualità e anche organizzazione di gioco. Mister, se l'aspettava la difesa a tre del Teramo, era una cosa che probabilmente non neanche noi immaginavamo, era un'ipotesi però abbastanza scartata. Ecco, Gaetano Auteri si aspettava che il Teramo si sarebbe schierato col 3-5-2? Ma è un qualcosa che il Teramo ha fatto anche prima del lockdown, no? Non aspettavo, sì, a dei giocatori che lo possono fare, io credo che sia prevalso un po' la voglia di mettersi a specchio, di non concederci superiorità sulle fasce, e quindi sì, aspettavo, ma al di là di questo, insomma, i moduli di gioco contano relativamente. Noi siamo stati perentori nel primo tempo, concedendo poco, pur essendo a favore di vento. Poi appena abbiamo abbassato un pochino i ritmi, gioco forza, perché è normale, poi insomma non si può stare benissimo, la partita è diventata un po' più equilibrata, però sicuramente ritengo che la nostra sia una qualificazione meritata, ripeto, contro una squadra ottima. L'ultimissima da parte mia, poi ovviamente spazio ai colleghi, ha detto in conferenza stampa ieri, annata un po' sottotono sia per noi che per il Teramo, però questo playoff ci darà la possibilità di riscattare questa stagione un po' travagliata. Ecco, l'obiettivo del Catanzaro mai nascosto è provarci a centrarlo quel quarto posto, anche perché insomma in Calabria una promossa c'è e quindi raggiungere l'altra calabrese sarebbe insomma una specie di sarebbe raggiungere la regina. Per chi comincia come noi o come il Teramo è un percorso complicato quello che ci aspetta, ma siccome si giocherà su 90 minuti, questo lo sappiamo, siccome si giocherà a Porto Vince, credo che prevarrà sempre il confronto sul campo. Certo che noi non siamo avvantaggiati perché non hai chance, non si gioca sulle due partite, hai un solo risultato. Adesso vedremo l'avversario che affronteremo, proveremo
a giocare una partita ancora migliore di questa, a squilibrare le carte, mi auguro che ci possa, così come ha fatto il Teramo alla fine, che si è schierato, ripeto, un quattro attaccante più un trequartista, proveremo a squilibrare le carte, magari mi auguro che possiamo avere una migliore sorte rispetto a quella che ha avuto stasera al Teramo. Però è chiaro che è un percorso complicato, ma le cose più belle sono anche le cose più difficili. Grazie mister, da parte nostra ovviamente per la disponibilità. Grazie mille a Gaetano Oteri, ovviamente lasciamo spazio anche ai colleghi. Noi rientriamo, Francesco, per fare un po' una disamina della partita che abbiamo visto. Tra un po' avremo anche Cetteo Di Mascio in collegamento. Che voto dai proprio in pagella, a livello proprio di pagella scolastica al Teramo di questa sera? Che gli dai, un 6,5, un 7? Beh, 7 mi sembra un po' troppo, perché è vero che ho ottenuto forse il minimo di quello che poteva fare. Il Teramo del primo tempo, soprattutto dalla prima mezz'ora, credo che abbia lasciato un po' troppo campo all'avversario, come ha fatto intendere anche mister Rauteri. Poi è stato bravo nel salire di tono, nel creare occasioni. Eccolo qua, c'è Teo Di Mascio, scusami Francesco, sì. Ti interrompo perché ovviamente poi avremo tempo di fare le analisi, però diamo la buona serata al mister del Teramo, c'è Teo Di Mascio. Buonasera mister, benvenuto buonasera in diretta a ProTeramo. Buonasera a voi. Ciao, allora, veramente a caldo perché sono le 22:43, prevale ancora un po' di rabbia, di delusione per quello che poteva essere e non sarà? Sì, resta delusione perché avevamo preparato questa partita per svilupparla come l'abbiamo iniziata, come l'abbiamo impattata, però è da inizio anno, mi riferisco come sempre correttamente alla mia gestione, quindi anno nel senso da febbraio, che io voglio vedere un tempo di gioco, un palleggio in più in mezzo al campo che può portare calciatori di gamba come Cancellotti, come, che li possono portare ad avvicinarsi alla porta e portare più uomini in porta. Molte volte magari si pensa a un Teramo che segna poco, pensando alle polveri bagnate degli attaccanti. Gli attaccanti oggi hanno, credo abbiano fatto una partita importante, prestando attenzione a tutte e due le fasi, ma è chiaro che agli attaccanti devi portare palla con più uomini, e per farlo devi palleggiare in mezzo al campo. Questo è quello che mi manca di più in questo momento. Lo volevamo fare con Mungo, che l'ho detto in conferenza stampa iniziale, lo ripeto adesso, è un giocatore molto forte in quel ruolo, ma la condizione atletica di Mungo in questo momento forse non gli ha permesso di esprimersi come aveva fatto anche in spezzoni di partita nell'ultimo mese di febbraio. Mister, provo, se ci riesco, a strapparti un sorriso, perché la domanda sulla difesa a 3 in conferenza stampa te l'avevo fatta proprio io e mi avevi detto «bah, no, non credo, perché è andata male l'ultima volta che ci abbiamo giocato contro la Virtus Francavilla, vai a giocare a Catanzaro, riproponi la difesa a 3». Ti chiedo quando ci hai pensato e se poi in fondo era una cosa che sapevi un po', che ti frullava un po' in testa da qualche giorno, ecco. No, ci frullava in testa qualche giorno, però volevamo aspettare anche quale fosse la squadra da incontrare, perché il 3-4-3 del Catanzaro prevede le due mezze punte molto strette rispetto a un 4-3-3 che affronti con degli attaccanti larghi che magari stringono, ma che comunque ti danno dei punti di riferimento larghi, e quindi diventa anche più semplice poterli affrontare in quattro. Questa era una gara particolare, una gara secca, una gara in cui avevi un solo risultato, una gara in cui dovevi non andare in svantaggio, aggredirli, cercare di andare tu in vantaggio o comunque provare ad arrivare agli ultimi 25 minuti, mezz'ora, a giocarti tutte le tue carte. In parte come impatto, come impegno, come atteggiamento ci siamo sicuramente riusciti molto bene, come qualità nelle ripartenze. Queste ripartenze non mi hanno soddisfatto, sempre perché è mancato un passaggio in più
che avremmo dovuto fare. Nel secondo tempo, quando abbiamo provato a correggerci, nel frattempo passavano minuti e la partita dovevi vincerla necessariamente, quindi avevamo già preventivato alcuni cambi che potevano tornarci utili. È chiaro che hai portato in avanti più tutta la batteria pesante per quanto riguarda, avevamo in campo 5 attaccanti, ma perdi geometrie e quindi in questo senso non siamo riusciti poi a vincerla questa partita. Sono dispiaciuto, per dirti, paradossalmente sull'ultimissima azione di gioco, sull'ultimissima punizione, perché quella era una palla che andava servita a Minelli, che nell'uno contro uno in quel momento avrebbe potuto sicuramente portare qualcosa di importante per questa squadra. L'abbiamo messa in mezzo, è chiaro che la lucidità già in una partita di 90 minuti normale di campionato è precaria in quel momento di gara, come ci siamo detti in questi giorni. In questo momento i ragazzi, sotto l'aspetto fisico, atletico e mentale, credo che abbiano dato anche più di quanto ci aspettassimo. Se allora faccio a te la domanda che avevo fatto prima a Francesco: un voto in pagella al Teramo di questa sera, gli diamo un 6 più, un 6 e mezzo? Ci siamo andati distanti con la valutazione? Siamo stati troppo buoni, troppo cattivi? Io direi 6. 6? Sì. Allora, siamo stati troppo buoni. Perché il 6 e mezzo per me è assolutamente sì, per l'atteggiamento. Per quanto riguarda la qualità nel saper tenere palla in certi momenti della gara, non do la sufficienza, per cui considerando queste due cose io do un 6. Mister, l'ultimissima per quanto mi riguarda, se è stato confermato da qualche giorno, a te ovviamente e ai direttori chiaramente spetterà il compito di disegnare le linee strategiche del Teramo futuro. Pensi che quando ricomincerà il campionato vedremo un organico molto diverso da quello che questa sera lascia la stagione 2019-2020? Io credo che sappiate voi davvero meglio di me quante variabili ci saranno da qui a 20 giorni, perché sono calciatori importanti che possono avere anche legittime richieste, ci sono anche budget che solo il presidente potrà così ufficializzare da qui a qualche settimana. Le considerazioni da fare sapete benissimo che sono moltissime. La cosa che invece in questo momento mi dà adrenalina è il fatto di poter finalmente poter iniziare un lavoro da capo per provare in tutti i modi a giocare a calcio ancor più di quanto noi abbiamo fatto. In queste quattro gare io credo che, a parte, credo ce lo siamo detti, lo ripeto volentieri, a parte il primo tempo con il Francavilla in casa dove abbiamo fatto oggettivamente male, abbiamo fatto delle buone gare sul piano tecnico, sul piano del possesso palla, sul piano del portare uomini in avanti, pur raccogliendo poco in termini qualche volta di punti o di azioni da gol. C'è da correggere e ho voglia di riniziare, proprio perché avendo tempo a disposizione vorrei vedere se eliminando questi errori questo Teramo può crescere, può essere una squadra più completa e che si affidi meno all'individualità e di più al collettivo. Grazie mister, per quanto ci riguarda noi ti salutiamo, ovviamente vi auguriamo un buon ritorno, non sarà quello che avevate immaginato, però insomma fate buon viaggio di ritorno, grazie al mister Cecchio Di Mascio per quanto ci riguarda, poi ovviamente i colleghi... Buonasera sono... mister, mi sente? Sì. Ciao, buonasera, io volevo chiedere due cose, la prima è la sensazione generale dell'intero gruppo, ma tu in particolare, nel tornare in campo per una partita vera, nel tornare a disputare e a respirare l'odore del campo in una partita ufficiale. Seconda, tornare su Mungo, se la possiamo considerare quella di stasera, viste anche le dichiarazioni che avevi già fatto in precedenza, una sorta di prova generale di quello che potrà essere il suo impiego, dovesse rimanere nel Teramo nella prossima stagione. Bene, allora, su Mungo dico questo: allenato tutti i giorni da play, ho detto e ripeto, a mio modo di vedere, è tra i più forti in assoluto play della categoria. Però è anche molto forte nel ruolo di mezzala. Mungo è un calciatore che, a mio modo di vedere, deve vedere il gioco in avanti.
siccome, come avrete visto, la sua condizione atletica è una condizione sufficiente, ma non è quella che abbiamo visto nel finale di febbraio, prima del coronavirus, chiaramente il dispendio di energie che comporta il ruolo di mezzala era sicuramente superiore, andando a guardare anche il grande lavoro che hanno fatto Carlo, Ileri e Santoro, probabilmente l'avremmo perso ancora prima, considerando la sua condizione del momento. Quindi, mettendo insieme sia la sua qualità e le sue caratteristiche e la sua potenziale bravura in quel ruolo, e mettendo insieme che in altro ruolo in questo momento non ha la condizione atletica ottimale, mi è sembrata una scelta corretta. In qualche occasione sono stati compagni ad avere fretta di verticalizzare, in qualche occasione è stato lui che forse non si sentiva la gamba giusta, avere più coraggio di dare e farsi ridare palla, e quindi in questo senso avremmo voluto fare meglio. Nelle occasioni in cui la sua gamba la sentiva forte, i compagni l'hanno servito, si è vista anche uno sviluppo d'azione di quello che io volevo e vorrei anche in futuro. Sulle sensazioni provate nel tornare a giocare una partita ufficiale? Bella sensazione, ma soprattutto io, così che sono abbastanza esigente, come è corretto che sia, ed è giusto che sia così, sul piano di quanto sviluppato sul piano del gioco, oggettivamente era difficile da parte di tutti, non mio, anche vostro, pensare a una squadra che tenesse 90 minuti con quell'aggressività, con quella voglia, con quello spirito, con quell'unione, con quel senso di appartenenza a cui tante volte ci si attacca e che questa sera il Teramo credo abbia dimostrato. Grazie. Ciao mister. Ciao. Quindi mister, nel complesso si può dire non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, peccato per come è andata, insomma, ho riassunto un po' il tuo pensiero per stasera. Vi ho già detto in altre occasioni che non mi piace, tutti gli allenatori a fine partita non hanno da rimproverare nulla ai ragazzi, io invece voglio dire che il loro atteggiamento è stato molto al di sopra di quanto mi aspettassi ed è stato davvero davvero importante. Sul piano di quelle che erano le trame di gioco che avevamo preparato e che volevamo sviluppare, resto con un po' di marico e non vedo l'ora di ricominciare la prossima stagione perché le voglio vedere, le devo vedere e non mi va di fare l'intervista del giovedì come ha visto i ragazzi, mister, sì la squadra l'ho vista bene, oppure non ho nulla a rimproverare ai ragazzi. Devo rimproverarmi io se in questo momento probabilmente non siamo riusciti in 20 giorni ad avere quella padronanza di palleggio e del campo, al di là delle caratteristiche dei calciatori che vorrei e che vorrò. E quindi tutti quanti insieme credo che non dobbiamo rimproverarci nulla per la voglia che ci abbiamo messo di onorare questa maglia, e tutti dobbiamo rimproverarci invece che forse avendo più voglia di palleggiare, più voglia di tenere il pallino del gioco, forse avremmo potuto anche farcela e fare questa impresa. E la condizione, ciao mister, la condizione fisica quanto ha inciso secondo te quest'oggi? Per entrambi magari? Ma per quanto mi riguarda mi sembra di aver detto sono stracontento e anche qui mi va di essere onesto, la nostra condizione fisica è stata una condizione bella, importante per il momento che viviamo. Però è anche corretto dire che la palla pesa più per il Catanzaro, che aveva 2 risultati su 3, e molte volte quello che è un vantaggio sul piano della gamba e dell'ansia crea più problemi a una squadra che ha 2 risultati su 3 che a chi ne ha 1. Troppo facile in questo momento dire il contrario. Per cui quando si è vista
questa nostra aggressività, questa gamba fresca, questi nostri anticipi, questi raddoppi, questi sono atteggiamenti che non possono che riempire il cuore, credo, non solo dell'allenatore ma anche dei tifosi, e inorgoglire tutte le persone che hanno a cuore il Teramo. Però è pur vero che bisogna fare meglio sul piano tecnico in certi momenti. Mister, sì. Vai. No, per finire la risposta ad Ania, Cantagalli, sono sul piano fisico assolutamente contento, ci mancherebbe, ma credo che nessuno si sarebbe aspettato in questo momento, anche guardando in TV gare di Serie A o altre gare, credo che gare di questa intensità se ne siano viste poche. Le scelte di questa sera, sia dei singoli che tattiche, in funzione della forza, della qualità dell'avversario, o perché le hai fatte, o perché erano quelle le scelte migliori per come le avevi visti tu i tuoi giocatori? Ma guarda, le scelte quando si fanno le fai sulla base dei calciatori che hai, della forma dei calciatori che hai, sulla base del sistema di gioco dell'avversario, su dove puoi creare problemi all'avversario e dove devi cercare di limitarlo. Però questa partita aveva in più un'altra variabile, un altro parametro, che non era una partita di campionato, era una partita secca dove avevi un solo risultato e quindi dovevi assolutamente cercare di mettere in campo una squadra con personalità, una squadra con personalità che copriva il campo bene, che non creava, non dava coraggio a questi tre attaccanti del Catanzaro, perché su quel coraggio avrebbero potuto costruire un altro tipo di partita, avremmo avuto poi tutti gli altri minuti della gara per cercare di, così come poi è avvenuto, di passare ad una difesa a 4. L'abbiamo fatto a mezz'ora dalla fine, perché credo a 23-24 più recupero, e questo che avevamo preventivato se le cose fossero andate così come poi sono andate. C'è stato un po' di disordine, è chiaro che qualcuno giovane, Minelli, credo che ha rigiocato una partita dopo non so quanti mesi, K sicuramente con la mia gestione ha trovato spazio, credo, con una continuità maggiore, occorreva la loro freschezza, occorreva il loro ruolo, però forse in quel momento occorreva anche l'esperienza per fare male, perché forse si poteva fare male. Il rammarico l'ultima per concludere, il rammarico è per la mancata qualificazione, è forte e ti porta a tanta amarezza, oppure hai visto un qualcosa, proiettandolo nel futuro, sul quale cominciare a costruire il nuovo Teramo? Oh, assolutamente ho visto qualcosa su cui costruire il nuovo Teramo, intanto sul piano dello spirito, che forse oggi più di sempre siamo stati squadra compatta, dove tutti si sono aiutati, ogni spogliatoio, non in quello del Teramo e in quello della Juve piuttosto che in quello dell'Inter, ci sono i vari gruppi, c'è il calciatore che è più propenso a giocare di squadra, l'altro che magari è più individualista. Il Teramo non è stato esente quest'anno da queste problematiche. Nella partita di oggi queste problematiche credo si siano resettate e in questo senso sono contento. Però dopo una non qualificazione dire sono soddisfatto mi sentirei incoerente e insomma non mi piace, come direste voi, non mi dà gusto. Ecco. Per quello ho parlato di rammarico. Certo. Perché è sempre purtroppo una mancata qualificazione. Certo. Mister, ti aspettavi qualcosa in più da Bombaggi oppure era la gara che gli avevi chiesto? Da Bombaggi prima possibile impariate a conoscermi, per come sono fin troppo sincero, perché un allenatore non può essere così sincero molte volte, ma a me francamente mi interessa poco di come sono gli altri. Bombaggi ha fatto una grande partita, Bombaggi si è sacrificato, Bombaggi hanno giocato 2 contro 3 all'inizio perché erano Magnaghi e Bombaggi contro 3 difensori collaudati,
che creano gioco da dietro. È vero che avevamo con le mezziali, con Santoro e Ilari, andavamo a uscire sui loro terzi, ma hanno fatto una partita di sostanza, hanno fatto una partita di sacrificio, e non mi riferisco solo alla parte di non possesso, perché la parte di possesso palla che hanno fatta in maniera sufficiente e non in maniera eccezionale non dipende assolutamente da loro, ma dipende da quei due passaggi in più che magari avrebbero portato Cancellotti più volte a fondo campo, Florio più volte a fondo campo, Ilari più volte a fondo campo, dove avrebbero potuto godere sotto questo aspetto di un lavoro di squadra che li avrebbe fatti fare una prova fantastica. Quindi parlando di Bombaggi, io credo di aver visto il miglior Bombaggi sotto l'aspetto mentale, e che poi 4 mesi fa quella palla, quella punizione sarebbe andata all'incrocio, e che oggi invece ti fanno la grande parata, ci sta, così come le due traverse col Potenza di Magnaghi magari in altri tempi sarebbero stati 2 gol. In questo senso diciamo che non siamo stati premiatissimi sul piano del gioco, ma su Bombaggi sono davvero felice. Noi possiamo rientrare, ovviamente grazie a Cetio Di Mascio per quanto ci riguarda, poi ovviamente non so se la conferenza continuerà, però insomma ringraziamo Cetio Di Mascio per la disponibilità, anche l'ufficio stampa ovviamente della Teramo Calcio. Tra poco arriveranno, mi informa Marco De Antonis, Bombaggi e Cancellotti ai microfoni in conferenza stampa. Noi però ci dobbiamo assolutamente fermare per la pausa pubblicitaria, tanto c'è ancora un po' di tempo prima che si sia da noi due tesserati del Teramo, quindi noi andiamo in pubblicità e poi rientriamo. Allora, eccoci rientrati, seconda parte di questo Pro Teramo post Catanzaro Teramo. Allora, Francesco, ti ho interrotto, intanto diamo la buona serata perché è uscito da una stanza ed è entrato in un'altra. Alessandro Di Emidio, che saluto, direttore di Super J, collega di... Ciao Alessandro. Senza mai muovermi dalla mia distanza, ovviamente, quindi è ancora più... Peraltro, esatto, tu sei uscito da una stanza, sei entrato in un'altra all'interno tutto della tua distanza, a casa tua, esatto, ovviamente. Quindi c'è senza muovermi un millimetro. Te lo stavo per chiedere, ma hai cambiato stanza? Ha cambiato no, stanza. Vedi, Francesco, no, assolutamente, sono sempre al mio posto. Allora, Francesco, io prima ti ho interrotto, poi coinvolgiamo anche Alessandro. Sulla adesso... pagella, hai sentito Di Mascio ha detto partita Teramo stasera da 6? Beh, non è un Teramo da insufficienza, perché nel secondo tempo è andato meglio del Catanzaro, perché sul piano delle occasioni da gol siamo quasi alla pari. Giustamente ricordava il mister la punizione battuta molto bene da Bombaggi, lì è stato veramente molto molto bravo il portiere, si fosse solo alzata di 20 centimetri sarebbe entrata proprio la palla sotto l'incrocio dei pali, ma Bombaggi sappiamo che ha nelle sue corde queste giocate, e perché poi con il passare dei minuti dopo l'iniziale, chiamiamola nemmeno tanto sofferenza, ma l'iniziale iniziativa del Catanzaro, il Teramo ha tenuto bene il campo, decisamente meglio nella ripresa, e poi, come spiegava Di Mascio, ha provato a giocarsi tutte le possibilità nell'ultima mezz'ora, ed è troppo banale, io direi anche errato, dire allora se la poteva giocare prima la partita, perché poi nell'ultima mezz'ora, in determinati momenti della gara, soprattutto in questo momento, la prima partita dopo 3 mesi, saltano determinati assetti tattici, c'è più difficoltà da parte dei difensori nel mantenere la lucidità e la vivacità di gioco, di manovra e di azione, e quindi in quei momenti la squadra che vuole provare a vincere se la gioca, appunto come abbiamo visto il Teramo ha chiuso con il 4-2-4 con Birligi e Minelli larghi e Magnaghi e Bombaggi da posizione centrale nella fase d'attacco, quindi la sufficienza c'è per la prestazione. Io prima nella domanda a Di Mascio, e giustamente anche lui ha messo in risalto,
più di questa soddisfazione non si può andare oltre, perché c'è il rammarico per quello che poteva essere, che non è stato e non sarà. Peccato, perché ma lo si sapeva che nei playoff, è vero che qualche anno fa il Cosenza da quinta in classifica è salita in Serie B, però la maggior parte delle volte le squadre partite con la migliore posizione in campionato. Peraltro non partì neanche da quinta, se non erro da settima, perché erano già playoff allargati. Esatto, erano i playoff giocati in un modo, con una formula diversa. Partire in una posizione migliore ti porta a poter avere maggiori possibilità. Il rammarico nasce da questo, e credo che questa partita sia stata importante per Di Mascio, per capire come, magari, da dove cominciare nel costruire la squadra per la prossima stagione. Alessandro, io ho fatto la domanda a Di Mascio, ho detto: ma l'anno prossimo vedremo, cioè peraltro l'anno prossimo, tra qualche settimana, vedremo un Teramo molto diverso rispetto a quello che ha chiuso la stagione stasera. Tu cosa pensi? Vedremo un Teramo diverso, molto diverso, nel senso che un Teramo magari meno basato sulle individualità e più su un gruppo coeso, quindi pensi che dovrà cambiare molto questa squadra? Se vogliamo vedere un Teramo più coeso e con un gruppo più amalgamato, secondo me non dovrebbe cambiare molto, proprio perché bisognerebbe dare continuità ai giocatori che già ci sono in rosa per poter costruire su una base già esistente. La base sicuramente è buona, non andrebbe a mio avviso stravolta, questo da un punto di vista tecnico. Poi ovviamente subentrano ragionamenti e discorsi, come tra l'altro anche lo stesso mister Di Mascio poco fa diceva in conferenza stampa, che sono imponderabili in un certo senso, perché nelle scelte di mercato non contano soltanto i programmi tecnici, ma contano tantissimo e forse anche di più i programmi societari, le volontà dei giocatori, le manovre dei procuratori e quant'altro. Quindi se ci soffermiamo soltanto sull'aspetto tecnico, sicuramente io penso che questa sia una squadra già con delle ottime basi, una squadra per larga parte già pronta, da sicuramente puntellare in qualche ruolo, in qualche reparto. Ovviamente bisognerà pensare ad un portiere, non per scarsa fiducia in Valentini o in Lewandowski, ma insomma bisognerà... Stasera sicuramente... qualche uscita... Beh sì, Valentini d'altronde è un portiere che, se togliamo credo una presenza in Coppa Italia, quest'anno non aveva parato mai, e quindi oltre, diciamo, al periodo di fermo del lockdown, c'era stato alle sue spalle tutto il fermo della panchina di questa stagione, quindi un po' di ruggine addosso ce l'aveva, anche se poi ha fatto anche una bella parata nel primo tempo. Quindi sì, sicuramente insomma il discorso sul portiere, dei ritocchi un po' in tutti i reparti andranno fatti sicuramente, la difesa che quest'anno in molte circostanze non ha brillato, l'attacco dove è mancato un cannoniere vero, un attaccante che insomma potesse garantire una doppia cifra, perché se pensiamo che Bombaggio attaccante non è ed è stato il miglior marcatore della squadra, insomma qualcosa vorrà pur dire. Anche a centrocampo vedremo chi rimarrà, chi non rimarrà, anche se sembrerebbe il reparto più assortito, ma magari non perfettamente, come dire, assemblato, perché i doppioni forse, ecco, quest'anno sono stati un po' una delle pecche, no, di questo Teramo, qualche equivoco tattico di troppo. Sicuramente da risolvere qualche lacuna, ma la base è buona su cui ripartire, e credo che la partita di stasera lo abbia anche dimostrato. Io sinceramente ero ancora più pessimista sul profilo della prestazione che la squadra potesse mettere in campo dopo la lunga sosta, dopo una preparazione brevissima di 2 settimane, quindi insomma anche dal punto di vista fisico della tenuta atletica la squadra non mi è dispiaciuta, è finita anche in crescendo, è ovvio doveva spingere alla fine per cercare il gol, però se c'è stata una squadra che è finita in crescendo, quella è stata il Teramo. Quindi per tutto quanto questo insomma credo che le basi siano buone, il tecnico c'è a questo punto, quindi già ha la capacità di poter decidere sulle basi di un lavoro comunque già portato avanti per qualche mese. La prima cosa che mi viene in mente è quando Di Mascio ha spiegato del perché della posizione di Mungo, ma lo aveva anticipato già
più volte nei giorni scorsi, per che lui vede in Mungo un giocatore in grado comunque di giocare dove ha giocato questa sera, però poi ha aggiunto è una mezzala dai piedi decisamente buoni, quindi bisognerà vedere se Mungo resta. Intanto bisognerà vedere che cosa... Come se Mungo resta? Mungo resta. Ho capito, bisogna deve vedere se qualcuno, se qualche società di categoria superiore o magari che offre altre garanzie anche economiche a Mungo non si fa avanti. Molto è legato anche al mercato, ma con Mungo e vedere che cosa Di Mascio, come vuole costruire la squadra, perché con Mungo mezzala, dove tra l'altro ha fatto un super campionato con il Cosenza, e questa sera Di Mascio ha sottolineato due volte che Mungo è un'ottima mezzala, devi mettere a fianco determinati giocatori in grado di farlo rendere, quindi forse va rivisto il ruolo di centrale, di andrebbe rivisto il ruolo di centrale di centrocampo, vedere come vuole giocare Di Mascio, se con la difesa a 4 e 4 centrocampisti e 2 attaccanti, oppure con un trequartista, visto che è un giocatore come a quel punto come Bombaggi e 2 attaccanti. È tutto prematuro, ma tutti questi ragionamenti veloci li sto facendo perché per arrivare a dire che il momento in cui si siederanno i due direttori e il tecnico con la supervisione del presidente, perché c'è sempre da tenere presente il discorso di natura economica, come costruire la squadra e quali dovranno essere le basi di questa squadra per evitare che vengano ripetuti gli errori di quest'anno, perché ricordava bene Alessandro, quest'anno forse qualche doppione di troppo c'è stato e magari c'è stata qualche carenza tecnica, strutturale nella costruzione della squadra. Oh, vi faccio vedere una schermata che è relativa ai risultati di oggi, playoff e playout, ovviamente attendendo il playoff di domani. Eccolo qua che si compone alle nostre spalle, playoff e playout. Allora, togliete Ternana Avellino che si gioca domani, hanno passato il turno tutte le squadre che hanno giocato in casa e con 3-0-0 Padova, Novara e Catanzaro. Catania la ribaltata dopo essere stato sotto 2-0 e con un blackout al Massimino che ha fatto sospendere per un attimo la partita e poi... È quello che ti dicevo prima. Cosa? È vero, ripeto, che tutti quanti dicono, fanno riferimento al Cosenza o ad altre situazioni e altre annate di squadre partite con una posizione di classifica al termine stagione non delle migliori e salite di categoria. Però dopo, eccolo qua, il fattore campo. Padova, Novara e Catanzaro con 3-0-0. Con 3-0-0, perché? Perché in campionato si sono classificate meglio. Certo. C'è poco da dire, io nei giorni scorsi ho ironizzato quando, dire ironizzato è un eufemismo, insomma, sono andato anche oltre parlandone anche con qualche collega di altre realtà calcistiche. I giocatori che mi dichiarano tanto è giocare fuori o in casa o avere due risultati su tre non è che la stessa cosa, non è affatto la stessa cosa. Tre squadre su quattro sono passate con lo 0-0, ecco perché. Ma mi riferisco anche alle dichiarazioni di alcuni giocatori del Teramo. Se il Teramo oggi avesse magari giocato in casa con la Virtus Francavilla, fa 0-0 e si qualifica. Certo. Ed è sempre un momento di soddisfazione. Insomma, tutto sommato, e lo chiedo a Daniela Cantacalli che è in collegamento con noi, era meglio l'accoppiamento con la Virtus Francavilla. Ciao Ania. Ciao a tutti. Ciao. Beh, con il senno di poi magari può essere sempre semplice, però alla fine è capitato il Catanzaro, quindi il Teramo avrebbe dovuto battere il Catanzaro. Poi probabilmente la condizione fisica ha un po' inciso, ecco, come era lecito attendersi, perché la grande verve, insomma, di cui parlava prima il tecnico, probabilmente lui l'ha vista perché ha preparato la partita tutti i giorni con i giocatori, quindi magari ha visto il cuore che effettivamente la squadra durante la settimana ci ha messo per preparare questa gara. Poi durante il match si è visto poco dal punto di vista della,
delle occasioni della costruzione, però è chiaro che c'è la scusante che non è da non considerare della condizione fisica, per l'appunto, ecco. Senti, hai appena ascoltato le dichiarazioni di Cancellotti, ce le riassumi in 30 secondi? Sì, Cancellotti praticamente era un po' ovviamente deluso a caldo di come è terminata la gara, soprattutto perché insomma poi con un pari il Teramo è uscito, però secondo lui, ma anche secondo Bombaggi, che poi ha parlato dopo di lui, questo playoff può essere un punto di partenza per l'anno prossimo, quindi il Teramo dovrebbe ripartire insomma per costruire la prossima annata dal raggiungimento di questi spareggi promozione e poi cercare ovviamente di migliorare alcune cose. A Bombaggio ho chiesto se l'anno prossimo potrebbe essere comunque favorevole a giocare ancora una volta attaccante invece che centrocampista, e lui ha ammesso insomma di gradire particolarmente il ruolo, e poi ha detto che l'anno prossimo, ha detto Bombaggi, che il Teramo dovrebbe giocare le gare come ha fatto oggi, cioè in maniera un po' più unita rispetto ad altre gare un po' più unita, un po' più di squadra, un po' più uniti, in modo tale da superare... Ah, ok, unità. Ania, lo ha fatto capire Di Mascio quando ha parlato più volte di più possesso palla, qualche passaggio di più a centrocampo, a discapito magari della velocizzazione della manovra, ossia mantenere il possesso di palla ti porta ad essere squadra più compatta, e secondo me se ne possono avvantaggiare soprattutto gli attaccanti. Sì, ma io credo che intendesse anche dal punto di vista dell'atteggiamento Bombaggi, come a voler dire che insomma magari in certe occasioni la squadra non sia stata così compatta come invece sarebbe dovuta essere, ecco. Quindi in questa gara invece, secondo almeno il giocatore del Teramo, questa compattezza c'è stata, e questa compattezza deve essere un punto di partenza per l'anno prossimo. Alessandro, tu questa compattezza stasera l'hai vista? Rispetto, a differenza delle altre volte, perché noi riprendiamo quello che ha detto insomma Bombaggi. Ma se non sbaglio l'ha detto anche Di Mascio, forse se non ricordo male in un passaggio delle sue dichiarazioni anche lui l'ha sottolineato, questa sera ha visto una squadra più unita, che ha affondato più la partita sul gruppo, sull'unità del gruppo rispetto ad altre occasioni. Oddio, probabilmente ecco, i protagonisti in campo se ne sono accorti più di noi che l'abbiamo vista da lontano, proprio perché hanno vissuto i 90 minuti sul terreno di gioco e hanno avuto anche il modo insomma di scambiarsi continuamente suggerimenti e sostegni reciproci. Forse dall'esterno quest'unione non si è notata così tanto, ma probabilmente anche in questo caso dobbiamo dare anche la scusante, l'alibi di una condizione atletica che ha reso tutto più difficile e dunque probabilmente anche restituito a noi che abbiamo visto la partita dagli schermi un risultato, ecco, di questa unità sperata non così efficiente ed efficace. Però sicuramente la voglia c'è stata, se da questo punto di vista possiamo già trarne un'indicazione sull'unità del gruppo, la voglia c'è stata. Questa voglia che invece probabilmente durante la stagione in tante occasioni, soprattutto in trasferta, non si era vista. Le trasferte, lo ricordiamo benissimo, sono state un po' il tallone d'Achille di questa squadra, e Teramo ha perso tantissimi punti anche con squadre abbondantemente alla sua portata in molte trasferte. Se le avesse approcciate come ha approcciato questa gara su un campo difficile contro un avversario molto molto temibile come il Catanzaro, probabilmente avrebbe potuto ottenere quei punti in più che avrebbero fatto molto molto comodo per il ragionamento che faceva prima Francesco, cioè nel senso per raggiungere una posizione migliore in classifica, che avrebbe potuto permettere anche dei calcoli in gare secche come queste dei playoff. Allora, siamo quasi per concludere, mancano 5 minuti. Io rivediamo la schermata, Maurizio, la schermata puoi vedere i risultati per i playout. Eppure nei playout, se non vado errato, allora, 4 guarda, i playout si sono qualificate 4 su 6 di quelle che giocavano. Allora, Picerno-Rende, l'andata era finita 1-0 per il Rende, 3-0 per il Picerno che si salva, il Rende meglio in classifica. Poi L'Olbia ha pareggiato sul campo della Giana 1-1, ha vinto l'andata.
e quindi salva l'Olbia, retrocede la Giana. Imolese e Arzignano, qui non c'è storia perché insomma l'Imolese aveva vinto l'andata, aveva di fatto messo già in cassaforte. La Pergolettese, questo ci fa particolarmente piacere, ma non per qualcosa, non perché ce l'abbiamo con la Pianese, perché la Pergolettese, diciamocela tutta, è stata la società che è stata maggiormente colpita, soprattutto la famiglia del presidente della Pergolettese è stata colpita in maniera durissima, con anche delle persone che sono venute a mancare della sua famiglia, quindi ci fa particolarmente piacere, non ce ne vogliano i tifosi della Pianese, della salvezza della Pergolettese. Retrocede il Ravenna, che praticamente con la doppia sfida col Fano perde l'andata e il ritorno, fa 0 gol, ne prende 3, e quindi Caidi, non il suo Ravenna, che aveva riabbracciato a gennaio, retrocede in Serie D, ovviamente in bocca al lupo. Nel girone C sempre la Sicula Leonzio, doppio 1-0 sul Bisceglie, 1-0, 1-0, si salva il Bisceglie, retrocede. 4 squadre su 6 che avevano chiuso il campionato in, meglio in classifica, sì. Di sopra 4 su 4, la quinta è, uscirà no. domani tra Ternana e Avellino. Eh sì. E quindi... il rammarico principale è per come è andata la stagione. A proposito, ecco, l'ultima domanda che rivolgo a tutti e tre, prima ad Alessandro, poi ad Ania e poi a te Francesco per la chiusura. Vogliamo dare un giudizio complessivo a questa stagione? Che questa sera si chiude ufficialmente. E adesso, al di là della questione lockdown, che vale per tutti, vogliamo più o meno dare un giudizio sintetico su quella che è stata, magari anche corroborata da un voto o qualcosa, com'è stata? Alessandro. Allora, guarda, direi un 6 meno meno, perché sicuramente, ecco, se fossimo davvero a scuola e se ci fossero ancora gli esami di riparazione, probabilmente sarebbe stata rimandata a settembre per avere un'altra chance per salvare l'anno, insomma, perché... dai, diciamocela tutta, le aspettative erano diverse, poi al di là di quello che soprattutto la dirigenza e la società ha detto negli ultimi tempi, che insomma l'obiettivo sarebbe stato soltanto quello di fare playoff, sì è vero, l'obiettivo principale era quello di fare playoff, ma comunque con una posizione di classifica migliore rispetto all'ottava raggiunta alla fine. La rosa costruita era una rosa di qualità, si era partiti con altri presupposti, con un progetto molto ben definito sul ruolo che questa squadra, ecco, questa nuova proprietà avrebbe voluto giocare nel campionato di Serie C. Non tutto è andato per il verso giusto, lo sappiamo, c'è stato addirittura il cambio tecnico, il cambio di guida tecnica, e quindi insomma molte cose poi non sono riuscite. Certo, l'aver fatto i playoff comunque, come dire, è una sorta di assoluzione in un certo senso anche per i peccati commessi, perché alla fine insomma il Teramo non si ripresentava agli spareggi promozione da diverso tempo, da tanti anni, e quindi comunque ha potuto prolungare la stagione e può dare comunque anche la stura alla proprietà e ai dirigenti di dire l'obiettivo che ci eravamo fissati lo abbiamo comunque raggiunto. Ma sappiamo tutti benissimo che anche da parte loro le aspettative erano ben diverse. Da qui, come dicevo, insomma, però c'è materiale per poter ripartire e magari riproporsi per un ruolo da protagonisti anche il prossimo anno. Vedremo benissimo poi durante il corso di questa estate quali saranno gli intendimenti e quali saranno i progetti che verranno comunicati. Ania? Ma la sufficienza per i playoff, per tutto il resto c'è stato un po' un movimento piano piano a gambero, in estate si è partiti, come tutti noi ben sappiamo, insomma, con ben altri obiettivi, perché a Piazza Martiri si brindava per la Serie B, per la presentazione, poi comunque soprattutto molto spesso fuori dai microfoni sono state fatte circolare ben altre dichiarazioni rispetto a quelle che poi sono state dichiarate davanti ai microfoni di recente, quindi è chiaro che le aspettative erano altre, erano anche insomma provate da investimenti importanti da parte del presidente Franco Iachini sotto tutti i punti di vista. Poi purtroppo però il calcio non è una scienza esatta, e quindi molto spesso
quello che, anzi, sempre quello che fai fuori e dentro il terreno di gioco si vede poi effettivamente sul rettangolo verde, e il Teramo non ha raccolto quello che effettivamente erano le aspettative di inizio stagione, quindi sufficienza per i playoff. Come ha detto Alessandro, c'è una base anche contrattuale, perché comunque sono stati fatti contratti pluriennali per i prossimi anni da cui ripartire. C'è però tanto da lavorare per cercare, insomma, di amalgamare la base che è stata messa quest'anno e cercare di migliorarla. Grazie ragazzi, buonanotte. Grazie ovviamente a voi. Grazie a voi, allora, buonanotte ciao. A tutti. Ciao. Grazie, ciao. Grazie del vostro intervento. Che dici tu? Io dico, bravo, allora io dico che se non si può dare se io personalmente non mi sento di dare una sufficienza perché sono stati raggiunti i playoff, perché con la squadra che era stata costruita, per le caratteristiche e le qualità dei singoli giocatori, con quello che costa questa squadra, se non si fossero raggiunti i playoff sarebbe stato a dir poco un delitto calcistico, per non parlare di un totale fallimento. Che poi oggi hai tenuto bene il campo, questo è un altro discorso, e per l'intera stagione, al di là del traguardo dei playoff, anche qui siamo a livello di insufficienza anche un tantino pesante, perché le ambizioni erano altre, perché la squadra era stata costruita con l'obiettivo di disputare un campionato d'alta classifica, perché poi un conto se stai un'intera annata, io non dico primo, ma magari nemmeno secondo, però terzo, quarto, quinto, con la possibilità di, no, ottengo un risultato, i soliti discorsi che si fanno, e mentre siamo stati sempre poco più su dei margini della zona playoff, quindi c'è solo da augurarsi che il prossimo anno vada decisamente meglio, non necessariamente tra pochissimo, la prossima stagione, bravo, sì, la prossima stagione agonistica, non necessariamente con spese esorbitanti per costruire la squadra, per evitare poi che ci si accorga a un certo punto che la stagione costa. Le spese sono legittime, ci mancherebbe. Sì, nel senso, sì, le spese sono legittime, però tu se sei bravo puoi anche spendere di meno e costruire ugualmente una squadra competitiva. Sì, sì. No, no. Ce lo insegna la storia del calcio, per evitare poi che a un certo punto della stagione ti accorgi qua stiamo spendendo troppo e poi da prendere e ricominciano, va bene, e ricominciano le polemiche. Trita e ritrita. Oh, va bene, noi siamo in chiusura, davvero. Di solito quando finisce un ciclo di una trasmissione si dice dopo una lunga stagione, è stata una lunga stagione, una invece stagione questa no. Cortissima. È stata una stagione cortissima, ai noi. Avremmo voluto tenervi compagnia molto più tempo e soprattutto nelle settimane precedenti, perché ci eravamo lasciati, se non erro, la puntata del 10 marzo. C'eravamo tra l'altro lasciati, sì, con un Teramo, sì, sconfitto in un casa, tantinello spento, sì, e che preoccupava, sì, no, che poi la nona, la decima e l'undicesima non erano tanto lontane. Assolutamente, e avremmo voluto tenervi compagnia in queste settimane, in realtà nessuno si è potuto fare compagnia se non dentro casa, però insomma è stato un periodo senza calcio e che è ritornato oggi per quello che concerne la Serie C con il primo turno. Speravamo di stare insieme a voi un po' più di tempo, questo sarebbe significato il Teramo avrebbe passato il turno di stasera, non è stato così, seppur con un pareggio, insomma il tabù Ceravolo resta e continua. Io ringrazio Francesco Di Francesco, ciao Francesco. Grazie per essere te, stato con noi, per la compagnia. Ringrazio tutti quelli che sono intervenuti in questa stagione, sia come ospiti ma anche come tifosi, come semplici simpatizzanti, come ascoltatori. Vi ringrazio per essere stati con noi. Questo ciclo di Proteramo finisce qua, insomma la speranza, l'auspicio che nella prossima stagione potremmo stare di nuovo insieme per commentare quelle che saranno le avventure del diavolo nel prossimo campionato di Lega Pro. È tutto, buona estate.